Voi fate parte di un'associazione che si chiama Semplicemente. Raccontateci un po' chi siete, come vi siete incontrati e di cosa si occupa questa associazione. Allora, l'associazione si occupa di promuovere eventi che hanno, diciamo, come base il principio della semplicità, quindi dell'essenzialità dei modi di vivere attraverso quello che già abbiamo e attraverso materiali anche che non hanno un impatto, diciamo, dannoso sull'ambiente. E tutto è nato dall'organizzazione di una mostra fotografica attraverso del materiale di riciclo Ecco con le appunto, foto di Annalisa. raccontateci un po' questa mostra che insomma è da poco conclusa Officina Giovani a Prato. La mostra appunto, ha trovato innanzitutto questa grande collaborazione di Officina Giovani. La serata inaugurativa era il 7 7 aprile, aprile. sì. C'era un buffet, c'era la musica dal vivo, e, insomma è stata una bella serata e è stato bello più che altro creare da noi tutto, cioè non era una semplice mostra con delle foto attaccate ai muri, ma era proprio un ambiente creato appunto dalla nostra collaborazione, dalle luci, abbiamo creato dei lampadari con delle scatolette dei gatti e dei legni trovati nel bosco. Poi abbiamo montato le foto su dei cartoni, abbiamo preso in gestione questi bancali e lì li abbiamo montati e creato questa sala, insomma. Dunque, le foto erano su argomenti, diciamo, sempre legati un po' ai paesaggi, natura, però comunque diciamo che la cosa che accomuna tutte le foto sono naturalezza di come sono scattate, cioè nel senso non c'è ottimizzazione, non c'è lavoro tanto di manipolazione al computer, quindi io sono più per la foto, diciamo, ragionata e pensata e poi così com'è, insomma, mi piace rendere le cose così come sono. Quindi immagini di natura Sì, principalmente. principalmente. Poi anche scene di vita, insomma, quotidiana, anche diciamo tutto quello che mi portava delle emozioni e che mi faceva, diciamo, tirar fuori quello che è la mia, diciamo, emotività. Quindi la fotografia per me è stata proprio una ricerca anche di me stessa, cioè di rendere vive delle sensazioni, quindi senza voler bloccare l'immagine, renderla eterna, però più per catturare questa sensazione che, come si sa, insomma, sono tutte passeggere. E l'ambiente di Officina Giovani, in che modo si legava al concetto, insomma, che ha ispirato anche la nascita dell'associazione, no? Sì, che praticamente questi locali erano un ex macello pubblico, insomma, quindi inizialmente l'impatto è stato abbastanza forte Forte. con questo ambiente, perché comunque si vedevano ancora questi ganci A quei appesi. ganci abbiamo appeso le nostre foto e l'effetto scenico è stato bellissimo. Insomma, i progetti futuri della vostra associazione dopo la mostra fotografica. Come guida ambientale mi piacerebbe, diciamo, lo scopo sarebbe quello di abbinare percorsi naturalistici, quindi attraverso la valorizzazione del cammino a piedi. E ora a fine maggio è prevista una gita all'Isola d'Elba in barca a vela, poi ne faremo altre, sicuramente verranno inserite via via sul sito. Barca a vela invece che insomma è interessante perché si pensa Sì, sempre si a pensa, sì. un'attività per pochi eletti, D'elite, no? sì, abbiamo questa opportunità. Marco ha la patente nautica e noi ci appoggiamo a una persona che ci affitta la barca. È una barca da 10 posti, quindi ovviamente singolarmente il costo sarebbe enorme, però invece diviso 10 persone la spesa è veramente irrisoria. In più la barca ti fa capire davvero, in questo senso è molto educativa, che gli sprechi vanno assolutamente razionalizzati, cioè non ci devono essere sprechi, le risorse vanno razionalizzate, ad esempio l'acqua, perché ovviamente il serbatoio è limitato e sono le risorse della natura che ti permettono di
di andare in barca a vela. Ci organizzeremo anche per fare altre mostre, perché secondo noi è giusto che non fermarci qui, appunto riproporre anche in altri posti una mostra fotografica come abbiamo fatto a Officina Giovani, ecco.